Alunni della Rocca Bove Palumbo di Trani e siamo ad una nuova puntata di questo avvincente viaggio nel meraviglioso mondo della musica. Oggi incontreremo il grande Igor Stravinsky, compositore e principe dei balletti russi che spopolavano nella magica atmosfera della Belle Époque. Nei teatri di tutto il mondo si ascoltavano i suoi virtuosismi, nelle sale da ballo dei palazzi reali si volteggiava sulle sue note. Tradizione popolare russa e innovazione cosmopolita danno forza alla sua musica, che esalta la coralità degli strumenti regalando emozioni e sogni. Notte e il bel principe Ivan capita per caso in un bellissimo giardino del mostruoso gigante Kashei, che pietrifica gli uomini e imprigiona le donne. Ivan vede un uccello dal piumaggio rosso che svolazza intorno ad un albero dalle mele d'oro e lo cattura. Il povero uccello di fuoco implora il principe di lasciarlo in vita. Ivan si impietosisce e lo libera. L'uccello di fuoco, per ringraziare del suo gesto, gli regala una delle sue pupille, che lo protegge dai maledizi di Kashei. Nel suo castello, il mago aveva 13 principesse. Solo di notte potevano uscire per giocare e danzare. Ivan si avvicinò alla più bella, che gli narrò come il mago trasformi statue di pietra che si avvicina al castello. Ormai è l'alba e le giovani devono rientrare nel castello. Il principe, ormai innamorato della bella Zarieva, si avvicinò nonostante lei l'avesse supplicato di non farlo. Al suono di un allarme, una piccola schiera di mostri, servitori del mago, cattura Ivan e mentre Kashei sta per pietrificarlo, il principe gli sventola la penna che gli ha regalato l'uccello di fuoco. Richiamato dal suo amico l'uccello di fuoco, trascina i malvagi prima in una danza infernale, poi in una dolce ninna-nanna, facendoli così cadere in un sonno profondo. Sotto indicazione dell'uccello, il principe Ivan trovò il grosso uovo contenente l'anima del mago, lo distrusse, provocando così la morte di Kashei. Uomini trasformati in pietra riprendono le sembianze umane e possono riabbracciare le principesse tenute prigioniere fino in quel momento. Un trionfale matrimonio unisce i cuori innamorati del principe Ivan e della bellissima principessa Zarevna. E vi sono tutti felici e contenti. Considerato il Picasso della musica per le innovazioni apportate alla musica del Novecento, ha prodotto composizioni di ogni genere. Ha scritto per pianoforte, sinfonie per orchestra, musica da camera o corale, opere liriche e balletti. Difficile? Certo, ma non impossibile. Noi alunni del corso di indirizzo musicale con i nostri strumenti, flauto traverso, violoncello, chitarra e pianoforte, vi facciamo ascoltare il tema tratto dal balletto Petrusca, la marionetta dal corpo di segatura e la testa di legno. Buon ascolto!